Gare intense, combattute, a tratti anche spettacolari. L'edizione 2015 del trofeo delle regioni Cesare Rubini Kinder più Sport si presenta così alle semifinali. Nel torneo femminile la Lombardia elimina il Veneto, che ha vinto le ultime tre edizioni, e giocherà per la finale con il Piemonte, Lazio-Toscana l'altra semifinale. Nel torneo maschile ancora Lombardia e Lazio in semifinale, insieme rispettivamente a Veneto ed Emilia-Romagna. I Lombardi eliminano la Toscana alla fine di una gara caratterizzata da grande fisicità. Ovviamente era il quarto di finale più equilibrato e probabilmente più duro del torneo. Ci aspettavamo la loro fisicità, la loro energia, la loro voglia e anche la loro tecnica, perché hanno giocatori di grandissimo spessore. Non è un segreto, abbiamo tanti giocatori che ci possono dare, quello che abbiamo parlato tanto in questi giorni, nelle settimane di lavoro. Prima sapevamo che tutti ci possono dare qualcosa, se tutti portano un mattone sia in attacco che in difesa è tutto più facile. Nella loro squadra sono quasi tutti i giocatori più importanti, qua devono sacrificarsi, magari rinunciare a un tiro e sicuramente piegare di più le gambe. Oggi l'hanno fatto, sono abbastanza contento. Poi abbiamo 13 anni e 24 su 44 ai liberi e un po' troppe palle perse di foga o altro ci stanno, andrebbero limitate, speriamo di farlo nel proseguo del torneo. Il Lazio invece arriva in semifinale eliminando la Campania e da squadra campione in carica si leva la scimmia dalle spalle. All'orizzonte la forte Emilia-Romagna. Sono due annate diverse, ogni annata fa storia a sé, però già il fatto che siamo riusciti a rientrare tra le prime quattro secondo me già è un buon risultato per la nostra regione, che premia comunque gli sforzi delle società, che premia gli sforzi di tutti gli allenatori che lavorano con questi ragazzi. E in questo momento voglio mandare anche un abbraccio ai ragazzi che non sono riusciti a entrare nella selezione, ma che comunque hanno contribuito a far sì che gli allenamenti e tutte le cose che abbiamo fatto insieme fossero della più alta qualità possibile.